Ciao a tutti, siamo qua a Mobile World Congress, sono Davide di Planet Computers e quest'anno presentiamo diverse cose. Ovviamente ci focalizziamo sul Cosmo, che è il nostro nuovo dispositivo. Presentiamo lo stesso prototipo che abbiamo già presentato a CES quest'anno a Las Vegas. E abbiamo ovviamente diverse novità, stiamo lavorando sull'interfaccia grafica, stiamo lavorando su altre parti, sulle frequenze 4G, e diciamo completando la parte hardware, cercando di muovere più veloce possibile. Siamo ancora entro i tempi previsti, che è la cosa per noi principale. Ma questo show non è solamente sul Cosmo, che è il modello, diciamo il fratello maggiore, ma abbiamo diverse novità per quanto riguarda il Gemini. E la novità principale è che stiamo mostrando Android 8.1, che è quasi pronta e verrà rilasciata probabilmente la prossima settimana. E in più abbiamo due cose. La prima è Oxy, che è il sistema che vedete qui in questo schermo, che vi presenterò tra poco. E proprio oggi abbiamo presentato invece una cooperazione con Yola per avere Sailfish su Gemini PDA. Quindi questa è la versione di Sailfish X per Gemini PDA pienamente funzionante. E questa è un'altra grossa novità che presentiamo a Mobile World Congress, e si chiama Oxy. È una integrazione che abbiamo fatto con un sistema che praticamente aiuta Gemini quando lo colleghiamo con un cavetto HDMI a sdoppiare lo schermo. Quindi invece di avere un semplice lo stesso schermo amplificato e visto su un proiettore o su uno schermo grande, permette di gestire uno secondo schermo, e gli schermi sono completamente disgiunti. E la cosa interessante è che questo è un sistema Android, e quindi le applicazioni che sono installate sono applicazioni Android, ma per il semplice fatto che sono rese fruibili da un sistema a finestre, appaiono completamente diversi e ti permettono di avere come un sistema desktop sempre con te. Quindi abbiamo Word, Excel, questo è un browser, e quindi diverse applicazioni possono funzionare allo stesso modo, allo stesso tempo. E praticamente amplificano le potenzialità del Gemini, che può essere utilizzato in questo modo come, a tutti gli effetti, come un piccolo computer quando è connesso a un dispositivo esterno. Oxy sarà presentato come aggiornamento puramente software e sarà disponibile in breve tempo, non sappiamo ancora esattamente quando, ma probabilmente in circa 4 settimane o giù di lì. È un aggiornamento software e verrà utilizzato insieme al cavetto HDMI che abbiamo al momento.